Ragazze e ragazzi, ben ritrovate e ben ritrovati a un nuovo episodio di Final Fantasy VII Rebirth. Ci tengo a prendermi qualche minuto in premessa a questo episodio, sarò breve, ve lo prometto, per metabolizzare ciò che abbiamo vissuto finora. Io credo che ogni tanto, specialmente in una blindrun, sia importante rallentare e a bocce ferme, come si suol dire, cercare di assorbire e interpretare quello che si è vissuto, per poterlo anche apprezzare in maniera più piena. Io sono sorpreso e piacevolmente colpito dalla complessità e dalla densità di questo titolo. Una densità che, a differenza di molti degli open world moderni, non è semplicemente una densità quantitativa di attività da spuntare in una checklist, bensì una densità che fa rima con ricchezza di contenuti sempre diversi, di minigame, di cacce speciali, di lore, di un sacco di attività che però sono divertenti, sono appaganti e danno quella sensazione quasi nostalgica, quasi da vibes da JRPG vecchia scuola, che davvero non provavo da un sacco di tempo, quella sensazione di pienezza, di fare cose che però sono diegetiche all'esperienza complessiva, non messe lì tanto per dare qualcosa da fare al giocatore, non farlo stare troppo tempo con le mani in mano in modo da giustificare il prezzo di una longevità che talvolta è però semplicemente forzata, ok? Questo Final Fantasy VII Rebirth è una cornucopia di emozioni, è veramente una macedonia di cose, di frutti da assaggiare, tutti diversi, tutti con un sapore specifico, tutti succosi. E davvero è un aspetto del titolo che mi sta colpendo, mi sta rapendo, era l'aspetto che più mi preoccupava, ma sono riusciti a fare un lavoro veramente egregio da questo punto di vista. Eccezionale veramente. E quindi ne sono molto felice, sono felice di condividerlo con voi. Spero che magari diate un'occhiata anche ai video di side quest che pubblico, perché sono in grado, spero, di restituirvi l'idea di tutto ciò che il titolo ha da offrire, proprio come parco esperienze. Siamo ben lontani dalle fetch quest di Final Fantasy XVI, dalle sue ridondanze, dalle ripetizioni di dialoghi con NPC statici che ti dicono vai a prendere questo e poi parla con quell'altro e giù prolisse linee di testo. No, oddio, qualcosina c'è anche qui per quel che concerne quella tipologia di missioni, ma comunque alla fine c'è sempre una ricompensa, fosse anche un filmato speciale che rafforza il legame con i personaggi, fosse anche il rafforzare il legame con i personaggi tout court, che poi è ciò che aiuta nella parametria, nella sinergia, nelle abilità, ok? Quindi comunque non ti dà quella sensazione di aver fatto qualcosa di fine a se stesso, perché tu stai rinsaldando dei legami. Se ci fate caso, nelle side quest che vi ho mostrato, spesso si dividevano a coppie: Cloud e Red, Cloud e Barrett, Cloud e Tifa, Cloud e Aerith, e c'era sempre un momento, così dire, intimo, raccolto tra i due personaggi che avevano modo di anche parlare del loro background. Insomma, diventa anche una tecnica per approfondire la loro caratterizzazione e poi davvero la qualità dei diversi minigiochi, i colori, tutte le sfumature anche a livello di combat system che si possono adottare per fronteggiare situazioni sempre diverse, veramente meraviglioso, meraviglioso. E a differenza che in altri titoli dove si va in un corridoio lineare di trama, story driven per così dire, poi si apre e dici che palle, però si è aperto e non vedi l'ora di tornare in quel corridoio di trama. Qui no, qui devo dire che è tutto molto smoothless, molto fluido e non è facile, non è facile. I problemi di pacing, è una parola che ho scoperto da poco, ma che banalmente vuol dire ritmo, all'interno di titoli di questo tipo sono molto frequenti, ok? Soprattutto se facciamo riferimento alla scuola dei giochi di ruolo giapponesi, che sono già di loro particolarmente verbosi, non sanno spesso come misurarsi. Per ora questo problema in Rebirth non lo sto riscontrando, anzi, fare questo tipo di attività è estremamente, come vi dicevo, piacevole e divertente, però ora
è giunto il momento ed è altrettanto stimolante per me di ributtarci, di rifiondarci nella trama principale. Come potete vedere, ho lavorato bene. Ho lavorato bene, ho completato Junon. Perché? Scusate. Ah, mi dà 5 su 6. Madonna, ogni volta io parto casatissimo e poi mi viene un colpo. Mi dà 5 su 6 perché non ho fatto il minigioco di Fort Condor a difficoltà più alta. Ok, poco male perché per quanto riguarda comunque il dossier locale l'abbiamo completato. Questa è, diciamo, un ulteriore passaggio, un ulteriore step di completismo che comunque non ho intenzione di fare adesso. In ogni caso, le aree sono state esplorate al massimo, sia di Junon sia che della prateria. Abbiamo ottenuto delle nuove materie da Chadley e completando delle missioni. Alcune di queste ci tengo a mostrarvele, a parte che ho anche uno slot in più per Claude, quindi è l'occasione buona per farlo. Allora, è interessante che poi alcune missioni diano anche delle materie già di livello 2. Dunque, Claude, vediamo un po' per te. Elementale. Ok, questa ha bisogno dell'associazione, quindi adesso no. Ecco, elevatrice, l'ho messa a Tifa, fa salire di un livello la materia associata, perciò Tifa ha Cryoga, pensate un po'. Siamo relativamente all'inizio del gioco e abbiamo già una magia elementale di terzo livello. Immunizzante, ok, rende resistenti all'alterazione della materia associata, quindi anche qua dobbiamo avere un equipaggiamento che ci permetta l'associazione. Automatizzante no, riducente. Consumo PM della materia associata, anche qui meno 15. Quelle blu sono tutte legate all'associazione? No, non tutte. Sì. Sì, per ora sì. Ok. Gratificante, l'avevamo vista. Ok, mentale, aumenta lo spirito. Arcana, aumenta i PM. Individualista. Se ne metto due. Ah no, ok, no, questa non ce l'ha Claude, come non detto. Allora, sapete? Stremante, assolutamente. Possiamo anche aggiungere una prerogativa in più per la nostra arma. Ok. Abbiamo il bonus della carica TB. Offensive consecutive, consuma TB, abilità armi, meno. Potenza fisica più 20, fondamentale. Ok, Red, anche tu hai la possibilità di avere libero uno slot in più. Qua cosa ti hanno messo? Bonus carica TP e assorbimento, ok. Allora, tu hai poche magie, caro mio. Pertanto, quasi, una galvanica di livello 2. Io te la darei. Ok. E poi Tifa, come prerogativa, recupero PM in battaglia. Velocizza minimamente il recupero di PM in battaglia. Aspettate. Perché qua è in impostazione automatica. Vediamo un attimo. Agguerrimento Zangan. Attiva concentrazione Zangan quando si riprendono le energie dopo un fuori combattimento. Cosa significa dopo un fuori combattimento? No, io maggiorerei l'arte segreta, assolutamente. Nel suo caso sì. Ok. E metterei una materia vitale per Tifa. Assolutamente, sì. Sì, più HP per la nostra guerriera combattente. Ok, allora, solo un'altra cosa, perché comunque va bene l'espansione automatica, però alcune cose, vedete, tipo rivalsa miracolosa, velocizza la carica della barra rivalsa quando si riprendono le energie dopo un fuori combattimento. Recupero PV con rivalsa, anche questo non è affatto male, eh. Facciamo così, va? Ok, perfetto. Possiamo andare, scusate questa introduzione un po' più lenta, ma ci sta anche prendersi qualche minuto per fare considerazioni e verifiche dell'equipaggiamento. Allora,
siamo arrivati in un punto importante, eh? In un punto l'ennesimo, no? Quanti ce ne sono in Final Fantasy VII? L'ennesimo punto della storia iconico. Dobbiamo raggiungere Junon Superiora. E a darci una mano, niente meno che Priscilla e il suo delfino. お前を頼れとユフィから聞いてきた。嬉しい。任せて。あのね、ユフィが調べたら、ジュノンに行くにはあの船を使うのが一番楽ちんなんだって。ほら、あそこで船を操作できるの。誰かが操作室に行き、船を降ろす。残りのメンバーが船に乗り、引き上げるというわけか。 問題はどうやって操作室まで行くかだな。電流注意。うん、侵入者が登れないように電気が流れてるの。無理じゃねえか。そこでイルカさんの出番。イルカさん、すごいんだよ。あ、そうだ。私とイルカさんが出会った時の話聞く？あのね、海を泳いでたら、キュイキュイって声が聞こえて。あ、悪いな。 急ぐんだ。ごめんね、プリシラ。用事済んだらまた来るから。イルカさんとのこと。sempre dolcissima, Ari. Sempre carinissima e premurosa. Shiranaino? Ko, ko, ko da yo. Ah, wakatta. Okay. それで どうすればいい。イルカさんの力を借りてジャンプするの。そしたら、きっと届くよ。で、誰がイルカさんに飛ばされる？頼んだぜ、何でもや。俺が行こう。それじゃ、準備ができたら声かけてね。OK. Ok ragazzi, questa era una di quelle cose che mi aveva fatto sclerare in Final Fantasy VII, l'originale, perché temevo che sarei impazzito. In realtà mi sono riguardato lo spezzone di live che trovate sul canale, tutto sommato era andata bene, non ci avevo messo troppi tentativi, però ero reduce da altri minigiochi di questo tipo, avevo detto mamma mia. Una volta saliti per un po' non potrete tornare a Junon Bassa, salite lo stesso? Assolutamente sì, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, quindi andiamo. Vai con il delfino e ovviamente lo spostamento rapido non è più disponibile. Oh, ci cacciamo in acqua. Che meraviglia. Seguiamo il signor delfino. Nuotando in queste placide acque, mentre i nostri compagni ben bene se ne sono stati di aspettarci sulla riva, eh? Delfino volante. No! Ok, fai divertire il delfino colpendo i palloni lungo il percorso e lui in cambio ti farà fare un bel volo fino alla sala di controllo della gru. Più palloni fa volare, più il delfino acquista velocità, ma se urta gli ostacoli rallenta e rischia di rimanere a metà strada. Non era così giocosa nell'originale, eh? Ok, devia a destra, a sinistra, taglia in curva. Perfetto, possiamo driftare sul delfino. Dai, aggrappiamoci. E grazie, Ari. Aiuto. Via. Oh cavolo, come speedra. Oh! Ok. Oh, ho sbagliato. Da che parte? Aiuto. Non capisco. La rampa. Ok. Ok, con R2 in realtà drifto, ma ora non ce n'è bisogno. Ah, oddio, forse sì. Ah. Non sto facendo il massimo. Cavolo, vedo troppo tardi i palloni. Abbiate pazienza. Lo vorrei già rifare. Oh. Ok. Ok. Vai. Ti stai divertendo molto, delfino?
Ci siamo? Opla, perfetto. Ok, quick time event. Yes. Che stile. Grande, direi che è andata. Ok. Potevo farlo ancora meglio prendendo più palloni, però tutto sommato ce la siamo cavata alla grande. La sala di controllo. Ok. Aziona la gru con R. Cala la nave per far salire gli altri. Perfetto. Quant'è divertente. Cioè, oddio, magari questa cosa in sé di calare la nave così no, però in generale questo gioco è veramente gioioso, non so con che altro aggettivo definirlo, vi dico la verità. Già, minna wa kore ni notte. Fune made Iruka-san ga hippattette kureru kara. Ma ah, non sa se regge il suo peso. Oh. Barret. Red fa da polena, ma bellissimo, bellissimo ragazzi. Ok. Stavo riflettendo che non abbiamo ancora trovato una nuova spada per Claude, eh? Non che questa mi dispiace, per carità, però sarebbe anche l'ora. Ciao ragazzi. Oh, CGI. Eccolo, Rufus Scheer. Heidegger. Ah già. Ok, aeroporto di Junon, sala di controllo del livello inferiore, raggiunge gli altri. Rufus Scheer c'ha un outfit comunque che è veramente degno di sfilare al Met Gala, che stile. Ok. Guardate.
Ok, ecco qui gli altri. Ah, kita kita. Iko. Mia ragazzi, mi sembra di giocare un film comunque. Davvero spettacolare. Un'ampolla di grand'etere, ottimo. La parata. Direi che qua non c'è molto da esplorare. Eccolo, il cannone di Junon. Dove in Crisis Core combattevano Sephiroth, Genesis e Angeal. Nella simulazione, ovviamente, non nella vera Junon. Parade no junbi chuu kana? Ore tachi ni kamatteru hima wa nei tte ka? Ok. Vediamo sempre di non lasciarci nulla alle spalle, ma guardate che roba, ragazzi. Questo effetto è simile a quello che mi fece la prima volta dai bassi fondi in cui vidi il piattellone di Midgar. Credo che sia tutto disegnato, però è spettacolare. Ha un feeling davvero molto Guerre Stellari. Stupendo, stupendo, stupendo davvero. Che lavoro incredibile. Aeroporto di Junon, pista. La Highwind. Già. Chissà, ragazzi. Che bella che è, mio Dio, ma guardate che roba! È maestosa, è stupenda. Gioia e meraviglia, dicevamo, eh? Guardateli come marciano. Siete inguardabili, ma cosa avete fatto finora? Sono tutti fuori tempo completamente. Non ce n'è uno addirittura fermo! Ma dove va? Ma cosa fa? quelli invece sono i velivoli che abbiamo visto sopra Calma, quelli che ci cercavano. Guardate quanto è steampunk tutto questo. Adoro troppissimo. Meglio non avvicinarsi di più. Vero? Vero. Ok. È fantastico, ragazzi. Io sono innamorato perso del lavoro che hanno fatto. Ok, giustamente dobbiamo fare attenzione a non avvicinarci troppo alle truppe Shinra, quindi aggiriamole. Ok. Sfiliamo allora sul red carpet. Dimostreremo quanto Junon è fedele alla Shinra. Le telecamere. Questi cosa fanno? Ok.
Ia, sono mamma dei. Oyogasete oke. Haire. Utai no Suhuru Sōtoku no shisha o nanoru mono ga menkai o motomete imasu. Ho. Glenn Rosebrook taisa to no koto. Glenn. Tose. Purtroppo un personaggio di cui ho sentito solo il nome. もちろん死んでるさ。早速だが、ルーファース社長。うちの総督とプレジデントが描いていた絵は、あんたが引き継ぐと考えていいのか？そのつもりだ。 次の時代のテーマはヒュージマテリアを巡る争い。シンラとウータイが各地で衝突を繰り返すことで緊張関係を維持する。しばらくはそれでいい。だがプレジデントは死に、状況は変わった。新しい絵が必要だ。<笑> 相変わらずお絵描きが好きだな、坊ちゃんは。約束の地なんて絵空事をまだ信じているのか。シンラの親子は魔法を組み上げることしか考えない。たまには返さないと星が滅んじまうぞ。 戦争がもたらす怒り、悲しみ、憎悪、この上ない連帯、高揚をもたらし、世界を奮い立たせ、その精神が星を潤す。星の未来のためだ。破局の一歩手前まで行ってみようが。しかし、 始めたのはそっちだろう。もうガキじゃないんだ。好き勝手にやめてもらっちゃ困る。一緒に正義を果たそうぜ。ああ、忘れるところだった。スフール総督からの伝言だ。社長就任おめでとうございます。 ますますのご発展。OK ragazzi. Allora, purtroppo non conosco questo personaggio, non conosco Glenn, ma approfondirò in modo da darvi tutte le informazioni necessarie nella prossima puntata. Mi sembra che tra lui e Rufus comunque ci siano stati dei trascorsi, addirittura che Rufus possa aver tentato di ucciderlo. È interessante quello che ha detto, comunque mi sembra già un personaggio molto interessante per quanto appunto lo conosca pochissimo. L'idea di spingere il mondo a una catastrofe, a una guerra, di mantenere alta la tensione, il conflitto tra Wutai e la Shira, che nel gioco originale invece si era già estinto, per portare a una guerra e restituire al pianeta.
Che cosa significa restituire al pianeta in questo caso? Restituire al pianeta significa dare vite umane, perché sappiamo, o meglio non lo sappiamo ancora in questo gioco, che nel live stream tornano le anime delle persone decedute, quindi far scoppiare un cataclisma, una catastrofe di grandi dimensioni permetterebbe di aumentare il numero dei morti e quindi restituire al pianeta, credo lo intendesse in quel senso, di dare anime che vadano nel live stream, però non lo so, potrei essermi fatto un viaggione io l'ho interpretata in questo modo. In ogni caso Rufus ci sembra parecchio preoccupato, il che non può che farci piacere, visto che è un nostro nemico. Certo, l'altro non sembra proprio uno stinco di santo. Ok, quindi di qua non posso andare, ho capito bene? Ah no, sì. Allora perché mi ha fatto tornare indietro? Allora, devo capire un attimo, di qua cosa c'è? Ah, si sale. Allora, mappizziamo un attimo. Ah, io devo effettivamente andare da questa parte, però sia mai che troviamo qualcosa in fondo a questa porzione di mappa. Tu cosa dici? Grazie, lei è molto gentile. Ho capito. Ah, ok, ecco perché mi ha reindirizzato indietro. Ok, è il gioco che ci guida. Va bene. Andiamo a prendere l'ascensore, allora. Siamo pieni zeppi di materiali per il crafting, quindi perdonatemi, ma credo che abbia senso craftarsi un po' di risorse. Per esempio, i cuscini, senz'altro, perché abbiamo capito che tornano molto molto utili. Ma vediamo, cos'altro potremmo farci? Ok, trasmutiamo le cose nuove. Ok, così intanto facciamo esperienza. Qua non c'è nulla da fare e direi neanche qua. Ok, qualche rimedio della fenice. Aumentiamo la quantità in maniera un po' più ingente. Posso farne fino a 24, facciamole. Pozioni ormai non ci servono più a granché, siamo già in zona gran pozioni, per non dire mega pozioni. Penso che magari in giro c'è qualcuno dell'Avalanche, mia moglie è diventata una fan del presidente Rufus. Iniziato ad attaccare adesivi sul casco. Io purtroppo questi dialoghi che scorrono, insomma, mentre esploriamo, un po' me li perdo, però voglio cercare di farci più caso perché sono divertenti. Masaka, ecco, cambia argomento. L'impero colpisce ancora, Ecco le truppe. Ok, distretto residenziale di livello 3. Ci siamo. Cioè, di livello 3, al livello 3, presumo che sia.
Oddio, conoscendo il classismo della Shinra, non escludo nulla, eh. Sentite la musica? いいところを見せたいってが。俺とになりそうでたまっていた。やっぱり無理だ。なんだ。ルーハウスが近くにいるってのに素通りなんて面白くねえと思わねえか。暗殺とは言わねえが、一言二言言ってやって。 ついでにぶん殴るぐらいしてやりて。あ、一部賛成。タークスは私たちもう追わないって言ったのに。バイクも人は保護するとかなんとか。はっきりしてほしいな。そうだよね。でも社長に会うなんてできるかな。 策はある。 え？パレード離乱入すんだろ。いや、参加者はほとんどが兵士だからな。敵に回すには数が多すぎる。パレードの一員としてルーファウスに近づくんだ。それならギリギリまでそうではならない。本気？もちろん。クラウド、明暗。悪くねえな。バレットとレッドは 港までの経路と警備状況を確認してくれ。そしてもちろんクロマントの捜索。おいおい、シンラの制服を着ることになる。infatti sarebbe complesso. だとは提案だ。うるせえ。じゃあ行ってくる。まずは制服の調達だ。 Sì, sta succedendo davvero. Ok, uniformi da trovare. Allora, si sfila, eh? Si sfila. Perfetto. Loro super entusiaste. Cloud, certo che proporre questo piano non è da te. Oh. Quanto vorrei sbirciare. Attenzione, piedi. Piedini. Proviamo a fare... Questo molto Kojima. Sì, 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 non preoccupatevi. Ragazzi, quanti avranno fatto questa cosa? Forse nessuno. no! Ok, ci sono i limiti tecnici della libertà di camera. Non possiamo. Ok, va bene. Dovevo provarci. Attenzione, ci dice il prompt. L'uniforme di Cloud. Va bene, pensiamo all'uniforme di Cloud. Sì, ho capito. Perdonami. Oh, forzierino però. Non goloso tanto quanto, ma un giubbotto corazzato. Ci piace. Allora, metto subito, se no mi dimentico sicuramente. Allora, chi è che aveva il giubbotto, peraltro? Allora, sciarpa. Talismano interiore. Ah, ce l'aveva Barrett. Giubbotto corazzato, però aumenta la difesa fisica e la resistenza. E ok, però abbassa non di poco la difesa magica e PM, che però nel caso di Tifa... Ah no, l'ho messo a red. Oh no, ho fatto casino. Cosa aveva red? Ho già dimenticato. Forse aveva il talismano interiore.
Ah, però la polsiera è iperpotente. Vabbè, ci penso dopo con calma, ragazzi. Ora non ha senso perdersi troppo in queste quisquilie. Abbiamo una parata da affrontare. Quanti ricordi, eh? Quanti ricordi. Devo scegliere? Mamma mia, Cloud. Che impressione vederti così. Anche i gesti e il tono sono importanti. Ah. Mamma mia. Ci siamo. Ispezione. まさかとは思うが遅刻か申し訳ありません申し訳ありません馬鹿者今回のパレードがどれほど重要か分かっとるのか今すぐ中に入れ指揮官に 動きを確認してもらう。少しでも失敗してみろ。ベヒモスの餌にしてやる。 Ma quanto manga, quanto anime! どうしよう。規定M は頭に入っている。俺の真似をしてくれ。できるかな。何をぶつくさ言っとる。さっさと入らんか。 Vabbè, stupenda. Ma non erano i Behemoth? È Molbor adesso. Ok, comunque degni gerarchi nazisti, eh. Esibizioni preparatorie. In vista della parata conviene allenarsi con qualche esibizione preparatoria che, se eseguita con tempismo, migliora l'affiatamento della squadra e la precisione dei movimenti. Ok, rombo rosso. Premi una volta. Oddio, non mi ricorderò mai. Sentite! No! La marcia! Madonna, questa è proprio marcia da propaganda nazi, eh? O filo sovietica. Questa è più sovietica. Ok. Pentagono giallo, premi più volte. Esagono azzurro, tieni premuto. Ok. Fatemeli rivedere un attimo nel video. Ok. L'esagono azzurro non l'ho visto. Non c'è? Ah, ok. Tieni premuto. Vabbè, proviamo, ragazzi. Se mai lo rifaccio un attimo. Ok. Che spettacolo. Ma dicono Shinra anche? Nel coro? Dell'indicatore lineare raggiunge il rombo rosso, premi. Ok. Perfetto. Certo che farlo la prima volta per loro, dico, blind, non semplicissimo.
Ok. Qua tenere premuto. Ah no, no, stupido. Quando raggiunge l'esagono azzurro, fammelo rifare un attimo. Eh no, non ho capito. Svegliatevi. Io... Ok, qua devo premere più volte. Chiarissimo. Più volte. Ok. Non ho capito bene però... Con quello premuto. Sento la necessità di rifarlo un'altra volta. Abbiate pazienza. Ok, perché devo capire se devo tenere premuto, però poi devo togliere il dito e ripremere, senz'altro. Ok. Ok. Comunque è praticamente la stessa versione del rhythm game che c'era all'Honey Bee in Remake. Ok. Io sto tenendo premuto, eh. Premuto, mi dice. E però poi non me lo dà. Io ho tenuto premuto. Forse devo poi staccare e ripremere. Qua è facilissimo. Ok. Ho sbagliato tasto, vabbè. Ah, ok, posso recuperare. Vabbè, ok. Lo farò meglio, senz'altro. Credo di aver capito che sì, devo tenere premuto, però poi quando ricompare l'ultimo prompt, premere a tempo come se fosse rosso. Direi di sì, direi di sì. Non è soddisfatto. Ah, addirittura. Perfetto. Abbiamo scalato la gerarchia in un attimo. Pure, senza pressione. Ah, questo è il caschetto da veterano. アルジュの任務は我が隊の兵を集めてもらう。兵は町に部隊を組んで散らばっている。そのうち最低限5部隊を集めてみろ。みんな、ミッドガル第7歩兵連隊の腕章をつけている。兵が揃ったら、パレード会場のエルジュノンまで連れてこい。遅刻は絶対に許されんからな。心して任務に当たれ。 Ah, è fantastico, fantastico. La soundtrack è senza senso. Formazione per la parata. Per la formazione del settimo fanteria è necessario radunare almeno 5 gruppi di fanti in giro per Junon. A seconda del corpo di appartenenza dei soldati radunati con L2 potrai cambiare la formazione da inviare alla parata. Compiere con successo un'esibizione difficoltosa permette di ottenere una valutazione più alta. Ok, non ho capito questa cosa però. Ah, ok. Più sono diversi, più è difficile l'esibizione, più posso ottenere una valutazione più alta. Beh, spero di aver capito. Non ho ancora iniziato, comandante. Nella taverna dei bar, ok. Ok. Ok.
Che meraviglia. Ah, ok. Ragazze, è andata davvero. Ah, ecco. Dobbiamo dare il massimo. Assolutamente dobbiamo dare il massimo. Eccola. Junon Citera, via principale. È una festa, eh? Una festa di propaganda Shinra. Per la promozione del presidente Rufus. Una celebrazione, più che una festa di propaganda in realtà. Eccola qua. Allora, avevamo già avuto modo di vederla in Crisis Core con i nuovi modelli, ma qua è tutta un'altra cosa, eh? Siamo su PlayStation 5, signori, e il livello di dettaglio è impressionante. Che se ne dica. Vediamo. Che roba, ragazzi. La parata la vediamo ogni anno. Ma questa volta è un po' speciale, esatto. Ok. パレード会場まで俺が先導する。全員後について来い。 Yes, sir! È radunato un altro gruppo. Ok. Guardate i dettagli. Sai che c'è scritto? Thriving City e Thriving Me Junon. Pazia a forma di chocobo, popcorn, zucchero filato. Ah, voi vi siete già posizionati, ok. Allora. Qua? Ah, questa è la caserma. Ok. Che spettacolo, comunque. Io ovviamente voglio esplorarmela con estrema calma, eh? Guardate un po'. Ci sono delle risorse pure qui. Allora, questi sono soldati diversi, eh? Vedete? Sono in tuta camo. Un'esibizione perfetta. Assolutamente sì. ミッドガルの皆さんに向かって一言いただけますでしょうか。ミッドガルは現在苦難の中にあります。我々は皆さんの思いを背負って行進します。一緒に乗り越えましょう。オッケー。何ですか？取材中なんですけど。隊長に敬礼。隊長さんでしたか。失礼しました。ちょうどよかった。 少しだけインタビューさせていただいてよろしいでしょうか。いや、今回のパレードは激戦が予想されますが、秘策などがありましたら教えてもらえませんか。ああ、それ狙った。隊長、さすがです。秘策を話してしまっては秘策ではなくなってしまいますからね。え、チャート。休みは終わりだ。パレード会場へ向かう。ついてこい。 Il cameraman. Ok. Abbiamo radunato un altro gruppo. Ottimo. Allora, vediamo un pochettino qui sopra invece. Ok.
Allora, qua c'è un altro gruppo di quelli bianchi, però, li abbiamo già. Oh, scrigno. Ok. Io non so se devo chiamare effettivamente tutti i drappelli. Comunque ricordiamoci che quassù ce ne sono di bianchi. Qua il centro commerciale. Carine le nostre impiegate. Vedi il viscido. No, ora non sto a fare l'ampliamento dei manuali. Magnetta. L'ultimo volo è per caso legato a Sid? Ok, no. Ok, va bene. Allora, qua? Cosa vendete? Negozio di accessori. Ma stai malissimo, amico mio. Che la parata vada bene. Ok. Taicho! Chodo yokatta! Dio, che cattivo gusto. Ok, abbiamo radunato un altro gruppo. Io non ho capito bene se devo mischiarli con i colori o se in realtà non è necessario. Per ora sto facendo così, però vedremo. Allora, abbiamo radunato 3 gruppi su 10 e direi che ci stiamo anche appropinquando alla fine di questo episodio. Voglio aprire la mappa di Junon per capire quanto si possa esplorare, ma mi sembra che sia abbastanza circoscritta come zona, per cui nella prossima puntata continueremo ad attraversare queste strade alla ricerca di fanti e soldati con cui sfilare. E io sinceramente no! Eccoli! Oh, cavolo. Ma quello... quello è Rudy. Quello è Rudy? Cosa sto facendo? Perché sono andato a comprare i negozi nel centro... Ragazzi, che fate? Adesso arrivo. Avete pazienza. Perché sono andato a comprare... a vedere gli oggetti... nel centro commerciale... Mi chiedono se ho fatto acquisti. Comunque, questo ridicolizzare i soldati un po', prenderli in giro, anche bonariamente, in realtà è veramente tanto scuola Metal Gear, eh? Cioè, ci ritrovo tantissimo questa cosa. Dei soldati in uniforme, dei militari un po' sbeffeggiati. Fighissimo ritrovarla qua in Final Fantasy. Va bene ragazzi, ho capito. Io devo infilarmi in quel vicoletto. State buoni lì. Bravissimi, guardate come siete con colori diversi. L'armocromia qua spacca, Fighi. Perfetto. Ok. Io ragazzi vi do appuntamento al prossimo episodio, che penso sarà decisamente scoppiettante. Non vedo l'ora di registrarlo. E statemi bene. Alla prossima. La parata. Ciao.